Chiesa e dei poveri, degli ultimi, dei peccatori. Loro hanno un posto speciale nei Vangeli e nel ministero di Jorge Mario Bergoglio fin da quando era vescovo ausiliario di Buenos Aires. All'epoca celebrava il Giovedì Santo, la messa in cena Domini, quando Cristo lava i piedi ai suoi discepoli, si fa ultimo e servitore. Bene, Bergoglio la celebrava sempre con i suoi figli prediletti, i poveri e gli emarginati, come quando andò nel Hogar de Cristo, un centro per il recupero dei giovani tossicodipendenti e sbandati nelle Villas Miserias, le baraccopoli di Buenos Aires. E proprio per questa sua vicinanza ai peccatori, agli ultimi, Francesco ha deciso di fare visita giovedì prossimo all'Istituto Penale per Minori di Casal del Marmo a Roma. Con questa attenzione del Papa nei loro confronti credo che sia il massimo, e in modo particolare poterlo vedere a fianco a loro, casomai nella lavanda proprio dei piedi, quale che è il massimo momento, direi, di Gesù nella sua missione di annunciatore della parola, di servizio agli altri, di servizio all'uomo, di servizio in modo particolare agli uomini più deboli e più fragili. A questi ragazzi il Papa laverà e asciugherà i piedi, un gesto che non potrà passare inosservato.